Oggi, fantascientifici MTIers, voglio parlarvi di un libro, Grikon, che narra i fatti eterei dietro il famoso anime mai realizzato. Partiamo! Premetto che questo romanzo è stato scritto da Marco Casolino, quasi sicuramente sapete chi sia, ma in caso contrario è un noto fisico che vive e lavora tra Tokyo e Roma. Noto amante della fantascienza, collabora da anni con Fantascientificast e pure col suo fratello maggiore, Scientificast. È già apparso su questo canale per parlare di Giappone, poiché ci vive da qualche decade, e di altre cose interessanti. Nel caso recuperatovi alcuni dei suoi interventi. Ebbene, questo mi serviva per dire che anche in questo caso conosco direttamente l'autore di questo testo, che mi aveva richiesto addirittura esplicitamente solo una recensione su Amazon. Però il libro mi è piaciuto così tanto che mi son detto: perché non andare anche oltre facendo una video recensione? Veniamo quindi al libro vero e proprio. Si tratta di un romanzo d'azione, avventura e mistero ambientato in un Giappone a cavallo tra gli anni 90 e 2000, che ripercorre le vicissitudini di un laureando italiano alle prese con delle sell dalle proprietà esotiche relative al famoso anime mai realizzato, Grikon appunto. Senza spoilerare troppo, è un romanzo perfetto per chi vuole conoscere un Giappone diverso e meno patinato rispetto a quello che presentano certi youtuber. Tutto quello però è solo il contorno di questa storia legata alle sell. Le sell sono acetati su cui venivano disegnati i fotogrammi degli anime, che hanno al loro interno una strana sostanza che emana radiazioni e possiede altre misteriose particolarità. Il nostro protagonista, venuto in possesso di alcune di esse, è pronto a rischiare la sua vita, ma soprattutto a mettere in discussione la sua tesi di laurea in storia, per scoprire cosa si cela dietro a questo mistero. La trama lo porterà da una storia d'amore all'altra, da un rapimento all'altro, al conoscere diverse personalità otaku e del mondo dell'animazione, ma soprattutto loschi figuri che intenderanno rubargli le sell in suo possesso. Tutto questo è legato alle avventure televisive del Grikon, di cui è possibile leggere diversi passaggi della trama in questo avvincente anime mai realizzato. Questo Grikon non è però un romanzo breve, anzi è un bel tomo. È una storia complessa con diversi capovolgimenti di fronte e che mi ha sorpreso e soddisfatto diverse volte. Buona caratterizzazione dei personaggi, che sono parecchi, e presenta diversi raffronti tra la cultura italiana e quella giapponese. Le differenze, le sottigliezze linguistiche e soprattutto non ha paura di osare facendo morire più di un personaggio. Le scene d'azione ci sono, ma mi sono sembrate un po' abbozzate o sottotono rispetto a quello che mi aspettavo, ma ugualmente godibili e probabilmente più realistiche. Il vero motore della lettura però è indubbiamente la voglia di scavare nel testo per capire il mistero di queste sell. Mi sono trovato a fine lettura con la voglia di leggere magari qualche altro raccontino breve legato ad altre vicende secondarie di questo romanzo. Ho apprezzato anche le ambientazioni nel Kyushu e nello specifico a Gunkanjima, meglio nota come l'isola di Ashima, un posto che vorrei visitare sui passi dell'industrializzazione e cementificazione selvaggia del secolo scorso. Questo romanzo è sicuramente super consigliato ad un pubblico che ama sia la fantascienza che il mistero, che il Giappone, ma lo consiglio anche a chi ama solo una di queste cose perché è scritto bene, scorre via abbastanza in fretta e riesce ad essere immersivo. Purtroppo lo si può trovare solo in versione digitale su Amazon, poiché il cartaceo è stato portato via dal fallimento dell'editore. Un peccato perché meriterebbe più fortuna. Delos e Sojo, se mi sentite, battete un colpo. Inutile dire che ci vedrei bene anche una serie Netflix, ma pare più interessato a produrre monnezza fantascientifica che poi cancella dopo una settimana dal rilascio degli episodi della prima stagione. Se ancora siete indecisi sulla lettura di questo Grikon, aspettate un attimo prima
però mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Poi commentate, fatemi sapere cosa pensate appunto di Gricon e se lo avete letto. E infine consigliatelo a tutti i vostri conoscenti. Adesso preparatevi che è il momento di una breve lettura di un passaggio proprio da Gun Kanjima. Quindi solleviamo gli spoiler che ci immergiamo subito nel romanzo di Casolino. Capitolo 44. Gun Kanjima. Si maledisse ancora una volta per la sua stupidità. Stai attento a ciò che chiedi, pensò con un sorriso sarcastico. Si trovavano ad Ashima, la tanto agognata isola, in uno dei piani alti dei palazzi in rovina. Da parecchie ore il mare in tempesta stava scatenando la sua furia contro le coste. Il cielo era cupo e ricoperto di nuvole che riversavano il loro carico di pioggia. In un angolo c'era Reiko, fortunosamente assopita. Non avrebbe mai dovuto portarla con sé, anzi, non sarebbe dovuto venirci neanche lui. Invece di Kyoto, Adriano aveva chiesto a Reiko di andare a Nagasaki e la ragazza aveva accettato e cambiato le prenotazioni. In treno, mentre Reiko gli raccontava di quanto aveva partecipato al concorso di pittura alle elementari, Adriano rimuginava sulla sua intenzione di raggiungere l'isola di Ashima. «E quindi mi sono classificata prima», continuò Reiko. «Ora che ci penso, la premiazione è stata l'ultima volta che entrambi i miei genitori sono venuti insieme a vedermi a scuola. Mi spiace». Fu tutto quello che riuscì a dire Adriano. Giunti a Nagasaki, Adriano prese il coraggio a due mani e le chiese di recarsi con lui sull'isola di Ashima. Che cosa c'è ad Ashima? Rovine, palazzi abbandonati e una miniera di carbone. Che romantico, rispose la giapponese con una smorfia di delusione. In teoria non ci si può andare, dicono che sia tutto pericolante, ma io non ci credo, secondo me è lì che si cela uno dei segreti di Big K e delle sue celle. Uff, ancora con queste scemenze, sei in compagnia di una splendida ragazza come me e dove la porti? A visitare dei palazzi cadenti? Fece il broncio. Non ci siamo, Grandi-san, non ci siamo proprio. Il giorno dopo, Reiko riuscì a convincere un pescatore ad accompagnarli con la sua barca a motore sull'isola. Il ragazzo non era riuscito a resistere alle arti seduttive della giapponese, ma li aveva avvertiti che non sarebbe andato a riprenderli in caso di cattivo tempo.